il vostro contributo per la realizzazione di una nuova mascotte che viene a intervenire in un momento così importante in ospedale per la cura dei bambini. Come agenzia che si occupa da anni dell'immagine coordinata della centrale, abbiamo studiato quest'anno un personaggio che potesse diventare l'amica dei bambini ricoverati in pediatria e quindi abbiamo pensato a un personaggio che collega la centrale del latte al mondo dei bambini e questa è la mucca Anna Maria che è stata identificata subito come un personaggio piuttosto accogliente, materno, come potrebbe essere soltanto una caposala, un'infermiera, Lei ecco. che ha lavorato dietro le quinte, quanto entusiasmo ha sentito nel, non solo nel contribuire, ma contribuire verso i bambini, che c'è sempre un occhio di riguardo, lo possiamo dire. Ma sicuramente è diciamo, un entusiasmo e una passione che viene già dal patrimonio che comunque con la centrale abbiamo cercato di instaurare sul tema della partnership con la pediatria. Quanto lavoro c'è stato dietro la stesura di questo libro? Ma c'è stato un lavoro estremamente interessante, lungo, interessante, ma soprattutto ci è servito perché si è scoperto, lavorando insieme, anche un valore di solidarietà, ma anche di amicizia tra le persone che lavoravano. Questo direi che fosse, che sia l'aspetto principale per il gruppo degli autori e per il curatore del libro. L'esito del libro ha voluto dire che in questi 5 anni ci siamo accorti che gli aspetti medicali devono essere tenuti in stretta relazione agli aspetti di carattere psicologico, educativo, problema dell'intrattenimento, dell'accudimento, del prendersi in compagnia del bambino malato. Sono particolarmente lieto di questo passo in avanti perché anziché prendere il bambino e volerlo collocare a tutti i costi nel mondo degli adulti, quindi curarlo come si curano gli ammalati adulti, il prendersi cura con questa attenzione, con questo desiderio di entrare nel loro mondo, fa veramente crescere dentro di loro la speranza della vita, del futuro e credo che anche l'approccio poi alla situazione di malattia o di disagio sia più facilmente superabile. Dottor Cohen, ci ritroviamo per verificare ancora una volta che un sorriso insieme alle giuste cure fanno molti, veramente molti passi avanti, è vero? Sì, fanno molti passi avanti, è il nostro cavallo di battaglia da sempre, è una dimostrazione in più che questo veramente è un cavallo di battaglia che funziona. Funziona perché il bambino viene curato meglio, con più comodità da parte nostra e con più piacere da parte del bambino, anche se, subisce in quel momento di cura delle aggressioni da parte dell'esterno, però sono aggressioni addolcite. Con una considerazione del bambino come bambino e non della malattia come un oggetto da curare, i genitori che sono sempre intorno al bambino a aiutare il bambino, a aiutare noi e noi cerchiamo anche di aiutare i genitori. Quindi è tutto un complesso, una rete che possiamo definire come un'alleanza terapeutica, che è un po' l'insieme degli sforzi di una rete che sta intorno al bambino per il bambino. Se non sbaglio, guardando alle nostre spalle c'è un nuovo componente, una nuova mascotte da oggi. Sì, è Anna Maria, che è un'infermiera nuova che abbiamo in reparto, è una mascotte che è di nuovo un altro strumento che noi cerchiamo di utilizzare insieme con la Centrale Latte di Savona, che è il nostro partner ormai perché ci dà una mano in ogni passo che facciamo nel progetto accoglienza, e quindi un nuovo personaggio che è entrato dopo Mr. Scott, dopo il nostro medico Torretta, c'è anche questo. Il titolo del libro è Dal curare al prendersi cura, ma è anche il concetto più difficile da capire ai non addetti ai lavori. Che cosa si intende infatti? Certamente, io credo che sia il passaggio fondamentale, per cui da una dimensione esclusivamente tecnica, terapeutica, si tratta di assumere la persona che in questo caso è il bambino malato, come soggetto di un'azione che è un'azione
dell'insieme della struttura. E credo che questo cambi radicalmente, e mi pare che il libro sia sintomatico di questa esperienza, possa cambiare radicalmente anche lo stesso curarsi, ovvero cambia tutto considerato l'approccio globale alla terapia, alla cura, cambia il sistema in qualche modo. Ed è la maggior conferma che all'interno dell'ospedale non solo le strutture ovviamente mediche, ma anche l'atmosfera conta moltissimo. Indubbiamente, perché si mette in evidenza il ruolo della relazione, e a questo punto la relazione, che è quella con il volontario, con l'educatore, eccetera, diventa anche quella col medico. È anche il medico, l'infermiere, il personale sanitario che cresce in qualche modo rispetto a una relazione umana, umanizzante. Credo che questo sia un aspetto fondamentale. Quali sono stati i messaggi più importanti che ha voluto lanciare con il suo testo? È il lavoro che si è svolto intorno all'idea dell'alleanza terapeutica, ovvero un nuovo modo di pensare all'accoglienza e a come stare in corsia. Il lavoro parte un po' da lontano, perché il primo nostro lavoro era stato legato al benessere in corsia, quindi per stare bene in corsia è necessario che ci si prenda cura di tutti gli ospiti della corsia, quindi non solo curare la parte malata, ma il prendersi cura è il prendersi cura di tutta la persona, anche della parte sana, proprio perché il malato, la malattia, non vada oltre e non invada anche i campi degli aspetti sani del bambino in corsia. Ecco. Sono anni che la Centrale del Latte sostiene la pediatria attraverso iniziative e campagne che sono dedicate proprio ai bambini, quindi in qualche modo è un filone che ci piace continuare, soprattutto quest'anno, in funzione proprio di un personaggio studiato come un cartone animato e quindi sicuramente più gradito ai bambini. Come la neve.